condividere e far conoscere il progetto Migliorare, la Fondazione Alessandra Bicelli ha implementato un piano di comunicazione ad hoc, con un raggio specifico sempre su Basilicata e Calabria. Tra le attività realizzate, c'era la creazione di una sezione dedicata sul sito web della Fondazione, www.fondazionevivale.org. In questa sezione sono state pubblicate le informazioni di rilievo delle attività del progetto, gli aggiornamenti e un documento informativo sui principali diritti esigibili curato appunto dall'avvocato Stasi, dal titolo Il supporto istituzionale per pazienti e famiglie, come ottenere il riconoscimento dell'invalidità e o dell'handicap. Questo documento è completo di link consultabili verso i principali siti di interesse. È stata creata poi la rubrica Helpline sul notiziario della Fondazione, in cui sono riportati gli aggiornamenti periodici su normative di disabilità e anomalie vascolari, sempre a cura dell'avvocato Stasi e dell'assistente sociale Maura Mastrantuono. Il notiziario viene inviato trimestralmente ad un database di circa 4.000 anagrafiche. Oltre al notiziario è stata messa a punto e pubblicata anche una brochure Helpline per promuovere il servizio già offerto con particolare attenzione al suo potenziamento. Oltre agli aggiornamenti sul sito internet, sono stati pubblicati anche post sui social che sono sicuramente più diretti e immediati. Nella slide sono riportati i dati di copertura, reazioni e condivisioni su Facebook e Instagram, che sono i principali social della Fondazione. Lo scopo è stato quello di diffondere e pubblicizzare le iniziative di migliorare e fornire a tutti informazioni su normative, bandi e servizi, diffondere le news sia per sensibilizzare la platea sul tema, sia per raccogliere e comprendere le reali esigenze delle famiglie e degli utenti. Io sono stata brevissima, grazie.